Gianni Colacione, dal congresso del Partito Radicale Transnazionale qui al Dal Summit di Roma, siamo alla seconda sessione di questo congresso, la terza giornata, siamo in compagnia di Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni. Le chiediamo innanzitutto una considerazione sul si sente di fare un piccolo consuntivo di questo congresso anche riguardo alla partecipazione e all'emergenza che Pannella ci ha fatto conoscere poche ore prima del congresso riguardante la assenza di partecipanti prenotati. Ma in effetti in questi ultimi giorni abbiamo visto che c'è stata una partecipazione compatta anche a livello internazionale, dibattiti interessanti, con sala sempre piena. Emerge naturalmente che siamo in un periodo particolare e quanto mai l'attività del Partito Radicale Transnazionale è importantissima, in quanto c'è bisogno di una difesa di fatto delle democrazie. Come ti è sembrato il tenore, diciamo, e la partecipazione anche degli ospiti esterni, il tenore politico del contributo alla discussione, al dialogo, il tenore politico, insomma l'apporto politico transnazionale? Sicuramente impegnativo. Impegnativo, sì. Molto diplomatica. Sì. Senti Filomena, tu sei segretario dell'associazione Luca Coscioni, che è una delle associazioni più grandi, immagino, credo di sapere, per quanto riguarda la Galassia Radicale, che si occupa di tanti temi, della libertà di cura, soprattutto, partita appunto da Luca Coscioni. Come si intersecano le tematiche dell'associazione Luca Coscioni con le tematiche del transnazionale? Ma basta fare un esempio, ricordiamoci che noi abbiamo convocato il congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica insieme al partito, la sessione costitutiva si è tenuta proprio a Roma nel 2004, una prima sessione nel 2006, nel 2007 scusatemi, dopo pochi giorni moriva Luca e pensiamo a quanti premi Nobel sono stati coinvolti per la libertà di ricerca scientifica, le azioni che abbiamo effettuato presso l'ONU, era in pericolo, c'era il pericolo della messa al bando della ricerca sulle staminali embrionali. Proprio nel congresso dove io sono stata eletta segretario dell'associazione Luca Coscioni, ci siamo dati anche l'obiettivo di convocare per il prossimo, entro il 2012, di stabilire la convocazione della terza sessione del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, che non è soltanto un congresso con riunioni periodiche, ma fa iniziativa politica. Noi coinvolgiamo scienziati di tutto il mondo, politici di tutto il mondo, ricercatori e malati. E agiamo direttamente con un monitoraggio su quelle che sono le libertà, il rispetto delle libertà a livello internazionale, e interveniamo. Filomena, Luca Coscioni, Piero Welby e altri compagni sono persone che fisicamente non sono più tra noi, ma sicuramente ci hanno insegnato molto. Io ritengo che in qualche modo la vita sia altro che il deperimento biologico, e sono presenti tra noi, però in ogni caso ci sono degli anniversari che generalmente si commemorano, e fra qualche giorno sarà l'anniversario, il quinto anniversario della morte di Piero Welby. Volevo chiederti se avevate in mente di in qualche modo di fare un appuntamento. Io ho immaginato, già ne avevo parlato con Mina in passato, quest'estate quando la intervistai, che mi ricordo quel grande appuntamento che fu laico davanti alla chiesa di Don Bosco, che rifiutò i funerali religiosi a piazza San Giovanni, a piazza Don Bosco, chiedo scusa. Ci sarà qualche cosa, qualche appuntamento? Innanzitutto io voglio ricordare che le figure di Luca e di Piero sono delle figure che rimangono. Certe volte a noi arrivano delle telefonate in associazione che ci chiedono di parlare con Luca o con Pier Giorgio, e noi diciamo non ci sono più,
Allora ci rendiamo conto quanto rimane la presenza nella battaglia politica, che supera anche il fatto che una persona non c'è più, è morta. E nei prossimi giorni stiamo perfezionando, sarà perfezionato il programma per il 20 dicembre, dove abbiamo intenzione di organizzare un pomeriggio, dal pomeriggio fino alla sera, degli eventi dedicati che diano comunque il segno del ricordo, ma la continuazione delle battaglie quanto mai attuali. Pensiamo che c'è il tentativo da parte del governo, che non c'è più, ecco, di far approvare un disegno di legge contro il testamento biologico. Diventeremo un caso unico al mondo per l'idiozia scientifica di questo disegno di legge. Quindi dobbiamo stare quanto mai in prima linea. Eventi per ricordare la figura di Pier Giorgio sicuramente sono importantissimi, ma servono anche a costruire quel dibattito necessario nella società attuale, perché la cultura va cambiata. Se c'è un contesto sociale che si dichiara a favore del testamento biologico, a favore dell'eutanasia, e poi c'è un totale scollamento da parte della politica, che va a trincerarsi dietro motivazioni solamente ideologiche, religiose, non motivazioni di diritto, bene, questo scontro deve emergere più che mai, perché il legislatore deve fare delle buone leggi che poi non devono diventare oggetto di interpretazione da parte dei tribunali. Cioè l'obbligo del legislatore è tutelare tutti i cittadini e la libertà di scelta dei cittadini. Non è detto che tutti devono fare testamento biologico, tutti per forza dovranno accedere all'eutanasia, ma devono essere rispettate le volontà delle persone in primo piano, e questo è tra i principi fondamentali del nostro Stato. Ecco. Tra l'altro nell'anno che inizierà, che sta per iniziare, ci sarà anche il decennale dell'Associazione Luca Coscioni, quindi adesso saranno stabiliti degli eventi per il 20 di dicembre, poi per il 20 di febbraio, che ricordiamo è la data che noi abbiamo dedicato ogni anno alla libertà di ricerca scientifica, che è legata alla morte di Luca, e in quell'occasione ci sarà un programma fitto sia scientifico-culturale, e poi successivamente a novembre i 10 anni dell'Associazione Luca Coscioni, un decennale importante. Sì, sì, quindi avete in programma qualche cosa, qualche evento? Sì, ma in questo momento non posso elencarli tu. Si può rivelare? No, ci sarà un programma preciso, anzi io mi auguro che voi ci darete anche disponibilità per seguirci. Sì, senz'altro, io ci sarò. Noi, diciamo, ancora come struttura non siamo strutturati, scusa il gioco di parole. Infatti, come puoi vedere, lì ci sta un piccolo punto interrogativo che sta a segnare che qualcosa ci sarà, ma insomma ancora dobbiamo decidere un po' come nome, come struttura. Però sicuramente l'idea, le idee che non hanno padroni, hanno magari degli iniziatori ma non hanno padroni, sicuramente c'è, la struttureremo, un po' un discorso che continua anche dall'idea. Saremo informati sicuramente sulle nostre iniziative appena saranno poste in essere, insomma vi informeremo in modo che voi, in base ai vostri tempi. Certo, anche questa intervista in qualche modo nell'arco di 24-48 ore la mettiamo in rete e te la faremo avere, te la linkeremo, poi sappiamo insomma come sono le modalità, Facebook, internet, insomma ci siamo. Ti ringraziamo molto, ringraziamo Filomena Gallo per la sua cortesia, le auguriamo un buon congresso e a risentirci presto, arrivederci presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ancora.